Questo è il nostro centro d'ascolto e vi si rivolgono circa 70 persone in media ogni mattina. Con questa emergenza sanitaria sta succedendo che attività di servizio, di presidi che organizzazioni del terzo settore, istituzioni pubbliche, eccetera, normalmente mettono in campo per provare ad andare incontro a chi vive una condizione di senza dimora o di emarginazione urbana grave, e sono state chiuse. Solo che le persone che ne usufruiscono spessissimo, quasi sempre, non hanno alternative. Questo è un circolo dove si vedevano 50-60 persone che, non avendo una casa sostanzialmente né un lavoro, qua trovavano un luogo di ritrovo, anche di socializzazione e di ripristino delle capacità anche relazionali. Ora dove sono queste persone, non potendo più stare qua? Ci sono delle persone che sono in strada, delle persone che sono in un progetto con noi che prevede anche una soluzione alloggiativa, altre che vivono in un alloggio pubblico, in una casa popolare e che noi continuiamo a seguire, e sono tante, svariate decine. Nella struttura di seconda accoglienza e di pronta accoglienza abbiamo fatto una selezione delle persone partendo dalle più fragili e vedendo quelle che erano in condizione di stare in una soluzione alloggiativa temporanea di un mese, due mesi, una pensione in camera singola da sole, e allora abbiamo pensato: facciamo uno sforzo economico, speriamo che poi riusciremo anche a sostenerlo, e fino adesso siamo riusciti a spostare in camera in pensione singole. Se voi non gli aveste pagato queste stanze di albergo dove stare, erano costretti a stare in una situazione di gruppo intensa. Oppure in strada. Oppure, e quindi in strada, non oppure. Perché non è sufficiente dire ti do un posto dove stare, bisogna che la persona sia anche in grado di starci. Ci sono persone che hanno problemi di salute mentale molto forti ed è impensabile tenerla chiusa 24 ore. Cioè, alle persone che stanno in strada non manca solamente un tetto. Lo spagnolo distingue tra sin techo e sin hogar. L'hogar è il focolare. Il focolare non è semplicemente un luogo riparato dove stare quando piove o andare a dormire, ma è un luogo di affetti, di relazioni, di riferimenti. È come se gradatamente nella nostra vita tutti questi luoghi in qualche modo sparissero, si disintegrassero o magari non si hanno mai avuti. Teniamo conto che poi molto spesso le storie sono intercettate da problemi di salute mentale seri, da problemi di dipendenza dall'alcol, dal gioco, da sostanze, da traumi forti che complicano ancora di più. In certe situazioni si tende a privilegiare una filosofia che va a rimuovere la visibilità del problema, dicendo anche io però do un luogo dove stare, eccetera, come se l'assistenzialismo fosse sufficiente, e piuttosto che un intervento che richiede tempi, energie più lunghi, che mira a non cronicizzare la persona in quella situazione. Cioè, se io ti do da mangiare perché non hai un posto dove andare a mangiare, per esempio, naturalmente faccio una buona cosa, ma io quello a cui devo mirare non è a darti quell'oggetto lì di lavoro, ma è a fare in modo che tu magari nel giro di un anno, di due anni, non hai più bisogno di venire da me a prendere la minestra. Quindi ci vuole la pronta accoglienza, ci vogliono luoghi di rifugi per il freddo e ci vuole la possibilità di incontrare la gente e via via accompagnarla da situazioni terribili a situazioni migliori. Cioè costruire un sistema che tiene dentro, un sistema di coesione. Per questo ci vogliono investimenti in termini umani, di competenze, di studio, di ricerche, di confronto con gli altri veri, oppure di pensare che i denari bisogna spenderli in modi diversi. Cioè, noi dobbiamo provare a vedere se riusciamo a trasformare questa cosa terribile in un'opportunità. I servizi sociali per le persone senza dimora, per i disabili, per gli anziani, sono un patrimonio di tutti e utili a tutti, anche per chi ha la fortuna, magari per tutta la vita, di non doverne usufruire, come esattamente la sanità.